Eccoci qui, bei bambini, stiamo per attaccare Xinjiang. Insomma, la piccola e bellissima nazione di Xinjiang. Spostiamo tutte le nostre truppe al confine, cosa che si fa sempre, e il piano d'azione è di prendere la capitale. E basta, 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 basta. Abbiamo delle truppe piuttosto avanzate per il periodo storico in cui siamo, cioè al momento, truppe avanzate. Non dal punto di vista tecnologico, ma dal punto di vista militare. C'è un veterano, che è tantissimo, che tra poco passerà anche al prossimo livello. Cose assurde. E questo è un bene, perché ci aiuterò senza dubbio poi dopo con la nostra guerra contro lì, il Giappone. Principalmente abbiamo le nostre truppe adesso al confine, quasi tutte. Quasi. Ne mancano ancora un paio, però noi siamo praticamente arrivati. Ok, extra research slot, Hindenburg disastro. Oh mio Dio, capita di tutto. Prima cosa che voglio fare: armamenti. Noi abbiamo bisogno di tanti armamenti, in quanto, come ho già detto, abbiamo poche fabbriche. Abbiamo bisogno di tante fabbriche per poter supportare le nostre industrie, insomma. Cioè, le nostre industrie e di conseguenza il nostro esercito. Poi, appunto per supportare le nostre industrie, facciamo Improve Machine Tool e dichiariamo guerra. Adesso possiamo e via. Velocità e Modify Government, cosa possiamo fare? Allora, possiamo togliere l'economia chiusa per fare libero mercato. Così almeno abbiamo più produzione. Non so che ramificazioni può avere, però siccome non abbiamo ancora tutta la Cina completa, che la Cina completa ha tante risorse, non ci conviene ancora proprio chiudere il mercato in modo che così possiamo danneggiare il resto del mondo. Fare mercato chiuso serve solo in caso se hai veramente tante risorse. Tipo al sud vedo che hanno veramente ferro a volontà nella zona del Canton. Poi ovviamente c'è anche la Manciuria che è piuttosto ricca. Quindi, iniziamo la nostra invasione. Vediamo se riesco subito ad arrivare alla capitale. Se ce la faccio io divento molto contento. Poi del resto, research slot possiamo fare. Interwar Artillery. Che mi può servire successivamente. E poi dopo Concentrated Industry. Ok. Abbiamo trovato resistenza da parte dei sovietici. Perché la nazione Xinjiang è in realtà una nazione comunista. Quindi. Ok, la guerra civile spagnola è finita. Hanno vinto i nazionalisti. Cosa normale. Comunque. Sto dicendo, Xinjiang è comunista e quindi viene supportata direttamente dal Comintern. Però poco importa, noi riusciamo comunque ad invadere tutto. Questi qua stanno diventando ancora più veterani. No, ma credo che dopo veterani non c'è. Nient'altro, credo che sia l'ultimo livello. Infatti, sì, sono arrivati al 100% e finisce lì. Però, intanto si può vedere che nel campo di battaglia loro sono invincibili. Proprio delle bestie. Intanto, attacchiamo, così riusciamo a prendere la capitale. Siamo praticamente arrivati alla capitale, ormai. Puntiamo a distruggere il nemico, passiamo alle spalle, così possiamo isolare almeno qualcuno. Se è possibile, forse, anzi, forse il nemico può isolare noi. Un'altra cosa, ok, adesso stanno facendo le grandi purghe nell'Unione Sovietica, che non è una grande cosa, e vedo che il Giappone probabilmente sta facendo un war goal contro noi. Dobbiamo finire la guerra subito. Subito, senza me, senza ma, dobbiamo finire la guerra. Intanto. Tutti quanti, facciamo una cosa bella, molto simpatica, è una tattica che spesso funziona. Tasto destro sulla capitale.
Tanto c'è stato l'incidente del ponte di Marco Polo. E la Cina ha preferito tenere i propri territori, ha fatto bene. E noi abbiamo preso la capitale nemico, quindi cosa rimane? Yarkand. Prendiamo Yarkand. E commerciamo ancora con l'Unione Sovietica. Allora, adesso bisognerà fare molta attenzione riguardo a quello che vuole fare la Cina. Tanto qua possiamo isolare le truppe dell'Unione Sovietica. Lo so che non ci dovrebbe convenire perché dopo vedremo la mia tattica. E la mia tattica consiste nel... No, no, intanto non le ho isolate. Però vedremo la mia tattica che consiste in sfruttare proprio l'Unione Sovietica come se fosse una vacca indù. Allora, ovviamente il mio paragone è molto ricercato. Ok, così. Garrison area. E dopodiché iniziamo subito a fare strategic redeployment nella zona e inizieremo a distrarci. Costruzione, possiamo avviare delle nuove costruzioni nella zona in generale. Anzi, io preferisco fare delle fabbriche civili subito, perché ci servono un po' di più al momento. Questo qua mettiamo Mama, il nostro Mama, come comandante. E ok, il piano è prendere Xabay. Iniziamo a fare subito le esercitazioni, che così le nostre truppe diventano più potenti. Logistica, noi siamo messi piuttosto bene. E iniziamo anche a proprio produrre tante, tante truppe. Logistica, noi abbiamo un buon surplus di equipaggiamento di fanteria che va più che bene. Allora, possiamo ricercare delle nuove cose, tipo la costruzione, che ci può servire. E sì, c'è il Giappone che vuole fare guerra con la Cina, tra poco scoppierà la guerra, proprio a momenti. Voi, io vi sposto da Mao, dallo zio Mao. Ok, scoppiata la guerra. Allora, adesso farò una tattica un po' particolare, però dovete starmi un attimo dietro. Allora, adesso c'è la guerra. Naturalmente la Cina nazionalista sarà da sola e mi chiederà tra poco se posso entrare con lei nel conflitto. Ah, intanto c'è Communist Uprising in Sichuan, che è questo territorio qui. Vi ricordate che prima avevo detto che inizio a convertire un po' loro al comunismo, che magari qualche territorio può passare a me. È quello che è capitato. Adesso un nuovo territorio con 54 milioni di abitanti. È tantissimo! Bellissimo. Poi tra l'altro, tra poco la Cina mi chiederà di entrare dalla loro parte del conflitto. Io non accetterò, naturalmente, perché ho bisogno di fare altre cose che vi spiegherò. La Cina è sotto attacco. Noi facciamo nulla. Stiamo da soli. E quello che vogliamo fare è giustificare un war goal per prendere diversi territori. Così facendo, inizio a entrare nella fazione dell'Unione Sovietica. Allora, inizio, sto ancora addestrando i miei soldati, ricordo, quindi facciamo il nostro reggimento di coloro che devono essere addestrati. Possiamo anche aggiungere più unità. Se ne possiamo aggiungere. Basta, così va bene. In questo reggimento qui addestreremo tutte le nostre truppe con Mama. Così almeno aspettiamo che i cinesi se le... almeno i cinesi nazionalisti se le prendono un po' contro i giapponesi.
E poi dopo possiamo fare un contrattacco tutto nostro. Tanto qui continuiamo ad addestrare le nostre truppe, che non fanno male. Non fa male tutto questo. Ok, posso ricercare nuove tecnologie. Queste nuove tecnologie che cosa possiamo fare? Allora, facciamo dottrine di difesa, tipo pocket defense che ci serve. Nel caso se facciamo degli attacchi un po' troppo avventati. Capitano d'industria serve tantissimo al momento. Forse è la cosa che serve di più in assoluto. E ok. A posto. Aspettiamo che il Giappone combatta e faccia anche fatica sotto un certo punto di vista a conquistarsi tutti questi territori. E poi dopo noi entreremo. A tempo debito. Tanto abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Stiamo addestrando delle truppe nuove che ci serviranno poi dopo per combattere. E possiamo ancora andare avanti con le varie cose. Facciamo political effort, che così poi dopo possiamo ricercare una tecnologia in più. Noi dobbiamo puntare sulla cautela al momento, che è la cosa più importante. Allora, anzi, c'è paradossalmente la Cina nazionalista che sta combattendo anche bene. Strano. Praticamente anche gli altri due satrelli che c'erano adesso sono stati inglobati nella Cina nazionalista. Va bene. Anzi, stanno vincendo la stragrande. Cosa? Stanno vincendo? Cosa sta succedendo? Stanno vincendo sul serio. Io non so, non so che cosa dire. E io che mi stavo facendo tutto il piano studiato per far tutto. Cioè, stanno conquistando la Manciuria. Assurdo. Stanno conquistando. Allora io non faccio nulla. Allora faccio un altro piano. Il mio piano consiste. Faccio un altro piano, dai. Conquistiamo il Tibet. Che fa schifo il Tibet, dai. Qua c'è un po' di tungsteno. Sì, insomma, cioè. Si può fare senza dubbio. Conquistiamo il Tibet. Allora, la conquista del Tibet è sempre divertente, poi dopo così ci attacchiamo al Raj, poi dopo possiamo anche conquistare il Nepal e il Bhutan. Possiamo fare Justify War Goal nei confronti... Ah, non abbiamo ancora abbastanza punti. Nel confronti del Nepal e del Bhutan. Cioè, stanno facendo da soli. Anzi, io aspetto che la Cina nazionalista perda un po', detto sinceramente, io preferisco che sia così. Perché magari dopo non ce la faranno più tanto nel conflitto, non lo so, si vedrà. Non so che cosa è successo che non ce la fanno. Chissà. Tanto tutte le truppe che hanno finito l'addestramento noi le spostiamo. Quanto tempo ci mettiamo a conquistare il Tibet? 11 agosto è il 38, più o meno. Non è male. Allora, noi facciamo Industrial Concern, che ci è utile. Questo piano noi lo scartiamo del tutto. Chissà che cosa hanno fatto però veramente per conquistare tutto questo. Però qua stanno un po' perdendo. Ancora. Quindi, aspettiamo noi. Andiamo sempre con cautela. Allora, nel mentre le nostre industrie stanno andando bene. Possiamo continuare a costruire
Nuove industrie sotto diversi punti di vista. E ok. Possiamo adesso puntare su nuovo equipaggiamento di fanteria. Tra poco possiamo anche fare Great War Tank, che non realizzerò subito. Io preferisco andare su carri armati più avanzate prima di iniziare una linea di costruzione di nuovi carri armati, appunto. Light tank. E ok. Per la produzione, anzi, noi come siamo messi? Abbiamo un surplus, quindi iniziamo anche a costruire un po' di artiglieria. Tungsteno non ne abbiamo, però avremo del tungsteno successivamente quando conquisteremo ovviamente il Tibet. Ovviamente poi nel Tibet non c'è niente. In Guinzhou, nuovo territorio. Qual è questo? Sì, nuovo territorio. 9 milioni di abitanti, buono. Così prendiamo pian piano territori dalla Cina nazionalista. E magari prendendo nuovi territori, la Cina nazionalista sarà più affaticata dal conflitto. E quindi magari perderanno pian piano territori. Poi arriveremo noi a dare la botta decisiva al Giappone. Tanto noi ci concentriamo, magari possiamo anche prendere l'Afghanistan. Anzi, stavo pensando, possiamo conquistare l'Afghanistan, Kabul e Herat. È un piano buono. Non è niente di male. Ah, poi tra l'altro, qua ci sono delle truppe che hanno finito. Sì, voi due. Perfetto. Ce la stiamo cavando veramente molto bene. Sono contento di quello che stiamo riuscendo a realizzare. E perfetto. Dai, non pensavo che mi andasse così tanto di culo contro il Giappone. Poi si vedrà. Si vedrà un attimo quello che capiterà. Poi probabilmente dovrò combattere in Germania per aiutare i sovietici. Si vedrà. Poi, queste truppe le spostiamo come sempre. Qua 34. 34 divisioni. Stiamo producendo troppi uomini. Non sono mai troppi, però comunque sono tanti. Allora, il Bo, come se la sta cavando? Tra poco è l'11 agosto, quindi riusciremo a conquistare. Tra l'altro siamo arrivati anche a, credo, 20 minuti, non ho tenuto il tempo. Però per questa puntata credo che sia tutto. Votate, commentate, ci sentiamo alla prossima. Ci sta andando di culo. Ciao ciao!